Ebbene, cari amici di IMATV, oggi siamo qui per parlare dell'unica cosa bella di questo appena trascorso 2020, i meme. Andiamo con ordine. L'anno è iniziato con il famosissimo Festival di Sanremo da sempre, portatore sano e naturale di trecciate in mani. E anche quest'anno non si è risparmiato e l'ha fatto come? Ma attraverso la fantomatica fuga di Bugo, che per l'occasione sarà soprannominato Fugo. Ebbene, il mistero su dove sia effettivamente finito Fugo, Bugo è tuttora irrisolto. Qualcuno dice che sia stato rapito dagli alieni in occasione del festival. Voci dicono che sia stato insultato da Morgan. E altre voci di corridoio sostengono che sia stato rapito e rinchiuso in un armadio. Non sapremo mai la verità. Scusate, che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Bugo! Bugo, Al secondo posto di questa mia classifica personale ci sono due meme che hanno guadagnato questa posizione a pari merito, ovvero i cinghialoni di De Luca e i dinosauri estinti di Albano. Estinti non a causa della caduta di un meteorite, ma a causa dell'uomo, in particolar modo dei fortissimi e intensissimi acuti di Albano stesso, che dalla Puglia pare li abbia sterminati senza pietà. Cattivo Albano. La storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Ma la posizione numero uno della top 3 dei meme del 2020 deve essere ricoperta dal famoso dibattito agguerrito, sanguinario, affamato di violenza, tra Burzum, da una parte, famoso per la sua carriera di bruciatore di chiese, e Aranzulla, dall'altro, famoso per la sua carriera di consigli spassionati, a volte assolutamente non richiesti, sulla tecnologia di genere. Ebbene, cos'è successo? È successo che questi due mondi, apparentemente completamente distanti tra loro, si sono in qualche modo intersecati sulla piattaforma di Twitter e abbiano iniziato a insultarsi variamente in modo colorato e bellissimo riguardo la origine etnica del popolo italiano. Inutile dire come nulla, nulla in questo anno, nulla delle stronzate partorite in questo anno, tremendo evidentemente, plasmato dalle abili zampe della madre di tutti gli scarabei stercorari presenti sul pianeta Terra, nulla è riuscito a competere con questa posizione numero uno, per quanto mi riguarda. E detto ciò, cari amici di IMATV, io vi saluto perché sento degli strani rumori provenire dall'armadio lì dietro e devo controllare. Niente, devo controllare un attimo. Alla prossima, ciao! Cattiva intenzione, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera. I dinosauri estinti per Albano. Candeggina ce la iniettiamo in vena. Però, piando di merda. Umba, kumba, ma kumba.
Ok, come potete immaginare, oggi parliamo di maledizioni. Sono svariati i film che si sono guadagnati la fama di film maledetto. Un po' per marketing, tipo The Blair Witch Project, e un po' per sfortuna, tipo Omen. E la maledizione di cui ci occupiamo oggi è legata al film Poltergeist, demoniache presenze, del 1982, della regia di Tobe Hooper e prodotto da Steven Spielberg. Il regista, per chi non lo sapesse, è lo stesso di Non aprite quella porta del 74, racconta di essersi ispirato a dei fatti veramente avvenuti in casa sua, quando era giovinniccio. Ma come dicevo prima, Poltergeist è diventato tristemente noto per quella che viene proprio definita la maledizione di Poltergeist. Un po' anche grazie agli strabilianti effetti speciali, opera di Richard Edlund, che gli hanno anche fatto vincere un BAFTA nel 1983, quindi... Ma anche perché durante le riprese del film ci sono stati degli avvenimenti molto strani, come infatti ha spesso raccontato l'attrice che interpreta la mamma di Caroline. Ogni volta che tornava a casa dalle riprese trovava i quadri di casa sua in posizioni sempre diverse. Ma la parte più inquietante deve ancora avvenire, e purtroppo si annida proprio in tante tante morti che hanno coinvolto molti membri del cast. Tra questi anche proprio la bambina iconica del film, scomparsa giovanissima prima della fine del terzo capitolo della saga. Sorte similare anche per l'attrice che interpretava la sorella maggiore della bambina, morta strangolata dall'ex fidanzato appena dopo la fine delle riprese del primo capitolo della saga, proprio mentre si accingeva a prepararsi a far parte di un'altra serie che sarebbe diventata un cult incredibile, The Visitors. Così come altri due attori come il reverendo Kane e lo sciamano Taylor, il grande capo Broadman in Qualcuno volò sul nido del cuculo, o anche Lou Perry, attore e operatore di macchina, che venne ucciso nella propria abitazione da uno sconosciuto armato di ascia. Così come nel 2004 morì Brian Gibson, il regista del secondo capitolo della saga. Ma perché una maledizione dovrebbe abbattersi su un film? Non ha senso. Secondo alcune convinzioni, proprio come nel film, la casa che è stata utilizzata è stata costruita su un cimitero indiano. Ma come saranno felici i proprietari della casa, perché è una casa vera, a sentire questa notizia? Oppure, secondo una teoria un po' più avvallata, la motivazione è perché Steven Spielberg abbia voluto utilizzare degli scheletri veri durante le sue scene. La scena della piscina vi dice qualcosa? Quindi secondo questa teoria quasi tutti i film dell'horror degli anni 90 dovrebbero essere maledetti, perché contenevano praticamente tutti i resti veri, perché semplicemente costavano di meno ed erano più realistici essendo veri. Solo suggestioni probabilmente. Eppure durante le riprese del secondo capitolo della casa arrivarono a chiedere a uno degli attori, che era davvero uno sciamano nativo americano, gli chiesero di fare un esorcismo. E quando nel 2015 uscì il remake di Poltergeist prodotto da Sam Raimi, iniziarono a circolare delle voci, diciamo, come ad esempio lampade esplose sul set, o come il segnale GPS dei droni non funzionasse tanto bene, nel senso, funzionava ovunque tranne che lì. Inoltre pensavano che la casa stessa affittata per le riprese del film fosse posseduta, e chiesero addirittura a un certo punto a una veggente di Cleveland di arrivare e venire e, diciamo, sistemare un po' la situa. Ok, non sappiamo se crederci o meno, è vero, ma quello che sappiamo è che questo film ha avuto un impatto culturale così forte da essere citato almeno un numero Google di volte. Griffin, Simpson, Dylan Dog, Spice Girls, X-Files, Sventura, American Dad, Supernatural, cioè tantissimo, citato tantissimo in ogni dove, in ogni luogo, in ogni mare, in ogni... Tant'è che la scena della bambina con le dittine appoggiate alla televisione ripresa di spalle è una delle immagini più iconiche della cultura cinematografica moderna. No, no, aspettate, ne ho una delle mie, ci sono. E se invece si ricollegasse tutto al fatto che l'orario sulla televisione, di quando tutto inizia, no? Cioè, c'è un orario, le 2:37, cioè citazione della camera numero 237 dell'Overlook Hotel. Shining è tornato! Interessante, eh? Vabbè, dalla vostra file è tutto anche questa volta, ci vediamo alla prossima!